Non c'è futuro dell'umanità senza la famiglia, in particolare i giovani, per apprendere i valori che danno senso all'esistenza, hanno bisogno di nascere e di crescere in quella comunità di vita e di amore che Dio stesso ha voluto per l'uomo e per la donna. È in famiglia che si sperimenta per la prima volta come la persona umana non sia creata per vivere chiusa in se stessa, ma in relazione con gli altri. Ed è in famiglia che si inizia ad accendere nel cuore la luce della pace, perché illumini questo nostro mondo. L'incontro mondiale di Milano è risultato così un'eloquente epifania della famiglia, che si è mostrata nella varietà delle sue espressioni, ma anche nell'unicità della sua identità sostanziale, quella di una comunione di amore fondata sul matrimonio e chiamata ad essere santuario della vita, piccola chiesa, cellula della società. Da Milano è stato lanciato a tutto il mondo un messaggio di speranza, sostanziato da esperienze vissute. È possibile e gioioso, anche se impegnativo, vivere l'amore fedele per sempre, aperto alla vita. È possibile partecipare come famiglia alla missione della Chiesa e alla costruzione della società.